Autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario, presidio indiscutibile riconosciuto dall'articolo 104 della Costituzione per il capo dello Stato Mattarella in occasione dell'incontro con i magistrati ordinari in tirocinio. Le toghe devono mantenere una rigorosa attenzione ai comportamenti dei singoli magistrati, che devono essere sobri nel seguire le norme e senza interpretazioni creative. Parole del capo dello Stato che giungono dal Quirinale mentre nel pomeriggio a Palazzo Chigi convocato il Consiglio dei Ministri proprio sul tema della giustizia. Abuso d'ufficio, intercettazioni e più garanzie per gli indagati nel pacchetto di riforme della giustizia annunciato dal ministro Nordio. Una seconda tranche della riforma della giustizia dovrebbe arrivare, come annunciato in Parlamento dallo stesso Guardasigilli, entro la fine dell'anno. Per la maggioranza si tratta di un passaggio importante, una riforma importante anche per ricordare la figura di Berlusconi. E sempre a Palazzo Chigi, nuovo incontro con i sindaci delle zone alluvionate. Il bilancio dei danni pubblici ammonterebbe a 4,3 miliardi, mentre quelli dei privati salirebbe a 8 miliardi, con 70.000 abitazioni coinvolte.